Lisa Clark. Naturalmente non l'ho detto, ma sono benvenute domande anche tra un intervento e l'altro. Quindi se qualcuno, qualcuna di voi ha delle domande di riferimento, richieste di chiarimento da fare anche subito, fate un cenno. Se no, do adesso la parola a Andrea Bottai, vice direttore dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, e che, come molti di voi sapranno, si è reso protagonista quando è iniziato un anno fa circa, la campagna è iniziata un anno fa, un'iniziativa veramente straordinaria per un complesso di ragioni che lui stesso narrerà. Ed è la campagna Senza Tonica, che è una campagna molto particolare, mi permetto di dirlo perché ho avuto la fortuna e il privilegio di visitarla a Firenze quando, nella sua prima illustrazione e apertura al pubblico, e di avere anche dei ciceroni d'eccezione. Quindi ho potuto veramente. Non è una campagna, non è una mostra, è un'esperienza, è un viaggio e a chiunque abbia l'opportunità, la possibilità di visitarla lo raccomando vivamente perché per me si è trattato forse di una mezz'ora, 40 minuti che però mi hanno cambiato una serie di prospettive. Quindi chiedo adesso ad Andrea di raccontarci perché. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti i intervenuti, ai miei amici relatori. Ormai è un po' che ci incontriamo in questo tipo di iniziative in vari posti. Marilou mi chiede una cosa che è quasi impossibile da fare, perché naturalmente l'esperienza di visitare questa mostra è impossibile da descrivere, in quanto è appunto un'esperienza. Quindi io in realtà parlerò, diciamo, della cornice intorno alla quale questo percorso si sviluppa e di alcuni aspetti concettuali, diciamo, nei quali crediamo fortemente. Il mio intervento quindi introdurrà brevemente ad alcuni aspetti specifici della mostra e della campagna Senza Atomica e si soffermerà un attimo su alcune considerazioni di tipo etico. Quindi, diciamo, Senza Atomica è una campagna di eventi promossa dall'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, che è stata lanciata in Italia il 1 febbraio 2011, ma che è la branca italiana di una campagna internazionale della Soka Gakkai, partita su iniziativa del suo presidente Dasaki Ikeda, e che è iniziata nel 2007. L'obiettivo di questa campagna è quello di stimolare la consapevolezza sulla minaccia delle armi nucleari fra le persone comuni, consapevoli che è la forza delle persone comuni che è in grado poi di creare quell'onda di pressione anche sui leader, e attraverso questa consapevolezza chiede un vertice fra i leader mondiali a Hiroshima nel 2015 per arrivare a una convenzione internazionale sulle armi nucleari che è già stata richiamata in questa sede poc'anzi. Un dato interessante che dà una rilevazione di ICAN, internazionale per la produzione delle armi nucleari, alla quale anche la Soka Gakkai è affiliata, è che nel mondo ci sono 146 paesi che sono già favorevoli, cioè che in sede di Assemblea delle Nazioni Unite hanno votato favorevolmente all'ipotesi di una convenzione sulle armi nucleari, 22 sono dubbiosi, quindi tipicamente astenuti o stanno a guardare, e 26 fra i quali l'Italia, che invece si sono schierati contro la possibilità di una convenzione sulle armi nucleari. La maggior parte dei contrari sostiene che è irrealistico e immaturo pensare
pensare di arrivare subito a un trattato onnicomprensivo e quindi preferiscono un processo step by step. Ma il dato, no, per cui ci sono 146 paesi favorevoli è già sufficientemente significativo. Questi 146 paesi favorevoli, sempre in accordo a questa ricerca di ECHE, rappresentano l'81% della popolazione mondiale, come si può immaginare semplicemente. Tutta l'America del Sud e tutta l'Africa sono fra appunto i paesi a favore di questa convenzione e poi vale. Quindi la Cina e l'India sono favorevoli, no, per quanto siano paesi nucleari, però hanno votato favorevolmente rispetto a questa proposta. Quindi questa nostra campagna si basa sull'importanza dell'opinione pubblica e quindi si impegna a far arrivare questa consapevolezza anche in Italia, ma come nel resto quasi tutti i paesi del mondo. Il parere delle persone a cui viene chiesto se sono favorevoli o contrari alla condizione totale delle armi nucleari si aggira intorno al 90%. Ciò nonostante, appunto, come avete sentito, siamo ancora lontani. Questo possono essere tanti fattori, non voglio stare ad analizzare, ma sicuramente uno dei fattori è che, per quanto le persone siano genericamente favorevoli a una condizione totale sulle armi nucleari, poca è l'informazione, poca è la consapevolezza e poca è la determinazione a far ascoltare questo paese, no? Quindi scopo della nostra campagna è proprio questo. È una campagna di eventi, quindi di eventi di tantissimo tipo, dalle conferenze ai concerti, a flash mob, convegni e soprattutto poi uno degli elementi fondamentali è la mostra di Umane le Morte. In questo anno, dal 1 febbraio 2011 a oggi, circa 110 eventi sono avvenuti e hanno raggiunto questo messaggio un totale di circa 100.000 persone. Queste sono alcune brevemente delle foto degli eventi, come vedete, biciclettate, concerti, conferenze, convegni, la mostra in varie forme, banchetti, eccetera, eccetera. Questa ultima foto riguarda l'attualità della mostra Senza Togica che è esposta a Pesaro. Affianca questa campagna di informazione pubblica quella che noi chiamiamo la campagna degli enti locali, che è una campagna con la quale sia nei corsi dove noi portiamo la mostra, ma sia anche attraverso i rapporti che le persone comuni possono avere con gli enti locali, vengono invitati gli enti locali ad votare una mozione di adesione alla campagna Senza Togica, con la quale appunto l'ente, può essere il comune, provincia, regione, poi vedremo, aderisce e sostiene la campagna Senza Togica, chiede l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2 e 6 del trattato di non proliferazione che ha richiamato poc'anzi Francesco Renzi, l'approvazione della Convenzione sulle armi nucleari, promuove iniziative di sensibilizzazione e invita lo Stato, il Governo, il Parlamento, o meglio invita il Sindaco o il Presidente a attivarsi presso Stato, Governo e Parlamento per la via delle trattative della Convenzione. Hanno già aderito a questa mozione la Regione Toscana, la Provincia e il Comune di Firenze e altri 10 comuni di tutta Italia e molti altri sono nella fase di preparazione di questa cosa. Con questa campagna di enti locali abbiamo pensato di appunto, no, introdurre un livello intermedio di azione nei confronti del Parlamento, del Governo e delle istituzioni perché si attivino, no, in particolare perché no, si possa cambiare questo approccio che ha visto finora l'Italia fortemente ostacolante rispetto alla convenzione. La mostra Senza Togica, che è l'elemento principale di questa campagna di informazione e coinvolgimento, che ha lo scopo quindi di far conoscere, di far riflettere, ma anche di far attivare
una mostra abbastanza grande, importante, che si estende su 700 metri quadri, è composta da 72 pannelli più 11 speciali per i bambini, ha una sala video dove si possono ascoltare le esperienze dei sopravvissuti dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, ed è multimediale, include anche una ricostruzione generalizzata in Dolby Surround di un'esplosione nucleare che avviene a 80 km di distanza, che secondo dei terremoti, poi che sicuramente forse Mario considerava come non è particolarmente lungo, così, però è molto coinvolgente. Devo dire che la risposta delle persone è stata fantastica, in 4 settimane di programmazione è stata visitata da oltre 28.000 persone, di cui 367 classi scolastiche per oltre 9.000 studenti, attualmente a Pesaro, e prossime edizioni sono previste a Roma, Milano e nelle altre principali città italiane. Ecco, vorrei adesso soffermarmi brevemente su alcune considerazioni, come dicevo prima, di tipo etico, perché molto spesso gli argomenti per la produzione delle armi nucleari vengono espressi in termini strategico-militare o di spese militari o di opportunità o di regolamenti o di leggi, ma come ha ricordato il sindaco di Nagasaki proprio alla conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione del 2010, dice, bisogna tenere presente che quando esplode un'arma nucleare brucia gli esseri umani a temperature di migliaia di gradi, frantuma le ossa, non da tutto, frantuma le ossa delle persone, e anche quelli che sopravvivono continuano a sopravvivere molto spesso in mezzo ad atroci sofferenze. No? E quindi la nostra idea è che le armi nucleari non sono soltanto obsolete, non sono soltanto inutili tutto sommato, no, sul piano delle strategie, ma sono veramente immorali, no? Ed è un forte richiamo al senso etico. La mostra, quindi, da questo punto di vista affronta il tema della sicurezza, che ovviamente è un tema non particolarmente nuovo, ma l'affronta proprio per affermare che dobbiamo privilegiare la sicurezza delle persone alla sicurezza degli stati. Quindi, se uno pensa alla sicurezza delle persone, è il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Affronta informazioni riguardo lo sviluppo e gli aspetti tecnici delle armi nucleari propone una visione, che è la visione tipicamente buddista, che è quella dell'interconnessione, per cui in realtà le differenze fra noi e gli altri, tra l'io e il nemico, in realtà stanno soltanto nelle nostre teste, perché sul piano fattivo siamo tutti interconnessi e tutti membri di un unico organismo vitale che è questo mondo. No? E quindi il paradigma nostro è che l'unica sicurezza è la sicurezza per tutti, o sicurezza per tutti o sicurezza per nessuno. E poi questa mostra ci propone anche le azioni che costruiscono la pace e la storia del movimento antinucleare, dei trattati antinucleari, per finire proprio in uno stimolo alle persone ad attivarsi. Un ulteriore approfondimento è nato quando ci siamo posti l'obiettivo di creare una mostra più leggera, quindi che si articolerà in, immagino, 100-150 metri, su una quindicina di pannelli più semplici, dedicata anche ai comuni e alle istituzioni di taglio minore, e studiando questa nuova mostra abbiamo ulteriormente raffinato questo approccio etico. Quindi, come dicevo prima, non solo questioni strategico-militari, politico, economico, tecnico, scientifici, ma veramente le armi nucleari sono prima di tutto immorali, perché presuppongono l'ammissibilità dell'annientamento dell'altro come via di risoluzione del conflitto, per esempio. Perché, come diceva Paolo VI alla un suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU nel 1962,
1965, lui affermò le armi, quelle terribili, specialmente che la scienza moderna vi ha date ancora prima che produrre vittime e rovine, generano cattivi sogni, alimentano sentimenti cattivi, generano incubi, diffidenze e propositi tristi, esigono enormi spese, arrestano progetti di solidarietà e di utile lavoro, falsano la psicologia dei popoli. Questo, in questo senso, noi crediamo che sia una questione da affrontare veramente anche sul piano etico, no? Per non parlare del paradosso che per la prima volta nella storia dell'evoluzione l'uomo ha progettato, non dico che possa essere anche mai usato, no? Ma ha progettato il mezzo per la propria estinzione, no? E quindi eticamente è insostenibile una posizione del genere. Sono bugiarde le armi nucleari, perché intorno alle armi nucleari sono state raccontate tante falsità, a partire da quella che tutti conoscono, che è stato necessario il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki per porre fine alla seconda guerra mondiale, che è un falso, no? Che se non l'avessero costruita gli americani l'avrebbe costruita Hitler, che è un altro falso. Si pensava all'inizio, lo stesso Einstein credette questo e scrisse una lettera di cui si è pentito, ma quando il progetto Manhattan era ancora lungi dall'essere concluso, fu chiarito che Hitler non l'avrebbe mai potuto avere, ciononostante ovviamente Eisenhower andò avanti, come tante altre false verità che saranno poi descritte in questa mostra, che le armi nucleari ci minacciano sia come persone che come comunità e quindi civiltà, sia come l'ambiente naturale attraverso fenomeni noti come l'inverno nucleare e la fame nucleare, che ci minacciano adesso, no? Tutta l'attenzione che a livello internazionale si sta alzando paradossalmente ancora più forte di quello che l'opinione pubblica sente veramente, no? Non viene sentito a livello di opinione pubblica l'immediatezza di questa minaccia, e quindi propone l'importanza invece di agire insieme, come già stiamo facendo, come dicevo prima, almeno in Italia, con splendide collaborazioni con tutte le organizzazioni che si occupano di disarmo, verso un obiettivo comune che è questo trattato, la Convenzione sulle armi nucleari. E porta come punto stimolante di riflessione il fatto che quando noi chiediamo il disarmo dobbiamo essere anche capaci di disarmarci noi stessi, no? E quindi di imparare attraverso il dialogo l'arte della risoluzione pacifica dei conflitti anche nei nostri stessi conflitti. Senza Atomica quindi ha questo sottotitolo: trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari, creando questa corrispondenza fra il mondo interiore e il mondo esteriore, e tutte le informazioni si trovano sul suo sito internet. Grazie per l'attenzione.